Adesso possiamo finalmente introdurre l'entropia secondo Boltzmann. Boltzmann dimostrò che l'entropia del macrostato A è data da questa formula, la costante di Boltzmann per il logaritmo naturale della molteplicità di quel macrostato. Questa appunto è l'equazione di Boltzmann. Questo è il valore della costante di Boltzmann e questa definizione di entropia assegna il valore 0 a un sistema i cui componenti, le cui particelle sono immobili, quindi non si agitano per niente dal punto di vista dell'agitazione termica e quindi si trovano allo zero assoluto, 0 Kelvin, cristallo perfetto a 0 Kelvin, che si può realizzare con un solo microstato, quindi il logaritmo di 1 fa 0 e quindi ecco che l'entropia di un cristallo perfetto a 0 Kelvin fa 0 joule su Kelvin. Siccome invece a tutte le altre temperature i sistemi hanno una molteplicità maggiore o uguale a 1, allora l'entropia sarà sempre un valore positivo. Ora applichiamo la definizione di entropia di Boltzmann all'esempio con 100 particelle.